Ciao animaletti del bosco! La storia di Nonna Orsa oggi è un fresco riparo. Mamma elefante e papà elefante. Che caldo! Si lamentava mamma elefante con il papà Tobia. Fra un po' nascerà il nostro piccolo e io vorrei un po' di ombra dove riposarmi e allattarlo al fresco. Purtroppo, cara, qui nella savana ci sono pochi alberi, ma troverò io una soluzione, vedrai. Le rispose affettuosamente Tobia, che non si spaventava mai di fronte a un problema. Intanto ti farò fare una bella doccia fresca. Così dicendo, si diresse verso lo stagno, ritornando dopo pochi minuti con la proboscide gonfia di acqua, che versò sulla moglie accaldata con un potente spruzzo. Ora vado, ma tornerò presto, te lo prometto. Cammina, cammina, giunse a un villaggio abbandonato ai bordi della savana. C'erano delle capanne di fango, troppo piccole per farci entrare un elefante. Questi tetti di paglia mi fanno venire un'idea, pensò l'elefante Tobia, mentre con la proboscide ne afferrava saldamente uno per la cima e lo strappava dal resto della fragile costruzione abbandonata. Ecco fatto. Adesso cercherò un alberello con il tronco dritto e resistente. Ed ecco che il giorno dopo il riparo per mamma elefante era già pronto. Un ombrellino, che carino! Gridò felice l'elefantessa. Ora sì che io e il cucciolo staremo freschi. Ciao, alla prossima storia!